Questo mi pare possa, chiaro che parlerei, ma non voglio togliere tempo e approfittare della pazienza di tutti, in particolare del dottor Maurillo rispetto alla presentazione del caso di Benevento, devo chiedergli di contenere in 10 minuti la presentazione, perché purtroppo poi tanto avremo la possibilità nel focus group in cui parleremo con i ragazzi anche di approfondire molto meglio quale sono le reazioni regionali. Poi c'è anche l'intervento della stessa senatore, che farà anche lei, diciamo, tesoro della richiesta dei 10 di contenere in modo da Sì, sapere i tempi previsti. mi sentite? Ok, lascio la parola. Mi sentite? Sì. Salve, buongiorno a tutti. Allora, Stefania, grazie per la parola. Io mi ero preparato due tipi di slide. Slide per intervento di mezz'ora e slide intervento di 5 minuti. Quindi farò le slide per intervento di 5 minuti. Ve lo condivido al volo perché anche qui abbiamo fatto una semplice presentazione. Giusto per non annoiare con le parole. Ringrazio innanzitutto la dottoressa Quaranta del Comune di Benevento, che ovviamente un po' per impegni personali non è potuto essere presente, che è la coordinatrice, la funzionaria che ha gestito per il Comune di Benevento questo progetto. Noi siamo l'associazione giovanile, nel senso che io rappresento, sono il direttore della Sannio Irpinia Lab, che è un'associazione giovanile composta da tutti i ragazzi under 35, un po' più giovani di me perché io ne ho 40, però tutti loro sono under 35. Il Comune di Benevento in effetti ha messo in atto una serie di laboratori che non vi presenterò tutti quanti ovviamente, ma vi dico qual è il fulcro. Il fulcro è stato il partenariato molto forte, anche noi siamo in 10, compreso il Comune di Benevento 10, come potete notare. Ci sono molte imprese. Noi abbiamo puntato molto sull'associazionismo datoriale. Infatti, abbiamo tre partner: Confcommercio Benevento, la CIDEC, la FAPI, che rappresenta il settore agricolo, e poi società collegate sia nel mondo sociale che nel mondo della cooperazione. Perché, come policy, diciamo proprio l'amministrazione comunale di Benevento, quando noi ci ha selezionato come partenariato, il punto di forza nostro è stato che noi come Sannio Irpinia Lab siamo anche agenzie per il lavoro. Pertanto l'azione 3, che era quella dei laboratori, diciamo, esperienziali, l'abbiamo dedicata interamente ai tirocini. Buona parte sono tirocini formativi extracurriculari, dove i ragazzi sono stati in questo caso impegnati circa 21 ragazzi. Questo è il programma. Vedete? Sì, perfettamente. Sì. Ah, ok, scusa, ok. Ecco qua, questo è il programma, vado un po', il programma dei tirocini. Da nascondere. I ragazzi sono stati selezionati in che modo? Noi abbiamo fatto un ragionamento. Se era il comune a selezionare, non si può imporre a un'impresa di accogliere un ragazzo, diciamo, perché è stato selezionato dal comune. Abbiamo fatto una shortlist sia di imprese sia di ragazzi, diciamo, che si sono autonomamente candidati al comune di Benevento. Dopodiché, ovviamente, prevedendo che le aziende potessero fare dei colloqui sotto il controllo da parte nostra e del comune di Benevento, evitando che ovviamente potesse esserci un conflitto di interessi di natura di parenti o affini. Hanno scelto quelli che il profilo era più indicato. Ma questo perché? Perché dei 21 tirocini attivati, oggi 7 di questi sono contratti di lavoro che stanno continuando, cioè si sono trasformati in contratti di lavoro vero e proprio, tra cui anche uno di quei ragazzi che mi sembra interviene oggi, che sta facendo un contratto, mediante un contratto di apprendistato, un lavoro di sviluppatore web presso una delle società che era partner della nostra rete. Quindi questa è la nostra finalità, quella di i fondi non erano stati sull'azione C, parliamo di 45.000 euro, quindi è ovvio che buona parte se n'è andata per l'indennità dei ragazzi, però per non avere una sorta di tirocinio fine a se stesso, perché poi 3 mesi erano pure poco, l'incrocio è stato fatto dalle aziende stesse sotto la nostra guida e il monitoraggio. Questa è stata un'azione molto significativa,
perché oggi ve l'ho detto, più di un terzo sono contratti di lavoro. Altri laboratori significativi sono stati questi qua nell'ambito artistico. Infatti abbiamo avuto l'onore di poter avere tra i nostri docenti esperti il maestro Mario Ferrante, un artista molto noto su Benevento, il quale, grazie al quale abbiamo fatto questo laboratorio con una decina di ragazzi, i quali, come vedete, poi abbiamo realizzato un catalogo, un bel catalogo che oggi lo stiamo distribuendo, questi sono i ragazzi, affinché le loro opere possano essere vendute. Alcune già sono state vendute, nel senso che i ragazzi, tramite il catalogo che stiamo proponendo, ovviamente hanno, e grazie anche ai contatti che abbiamo noi del partenariato con il settore del mondo artistico, abbiamo proposto queste opere a chi magari le voleva acquistare. E come vedete sono tutti ragazzi che buona parte o frequentano il liceo artistico o stanno all'Accademia di Belle Arti, oppure hanno semplicemente una passione per l'arte. La fortuna vuole che questo laboratorio si è concluso proprio a fine febbraio, quindi, perché sarebbe stato un po' difficile continuare a distanza, anche se gli ultimi due incontri il maestro Ferrante li ha tenuti a distanza, però sarebbe stato veramente difficile fare in questo modo qua. E altre attività che sono state realizzate, ovviamente un piccolo spazio co-working a Palazzo del Reduce, che sarebbe una delle sedi del Comune di Benevento, dove è stato allestito uno spazio co-working con computer e attrezzature varie. Problematiche significative non ne abbiamo avute, io interrompo la condivisione. Ecco qua, problematiche significative non ne abbiamo avute su questo intervento, se non la questione del Covid, però noi, come sa bene il dottore Pagliarulo, abbiamo continuato le attività tramite la piattaforma WeSchool, almeno quelli là che si potevano attivare. Era rimasto sospeso solo uno o due tirocini che si sono ripresi poi dal 17 maggio, quando la Regione Campania ha consentito la riattivazione, e abbiamo concluso tutto il progetto a fine dicembre, e adesso stiamo solamente aiutando il Comune nella fase di rendicontazione, come ha detto pure la dottoressa Laudano, cioè siamo nella stessa situazione. Io sono stato super breve perché capisco l'orario, e penso di non aver mancato niente. Porto i saluti ovviamente all'amministrazione comunale, perché ci tenevano, insomma, a questo progetto, ci hanno puntato molto. Difatti anche noi a Benevento, così come Salerno, stiamo facendo altre progettualità, integrando anche col PICS della città di Benevento e con altri interventi che vanno sia su fermenti ed altre attività come Garanzia Giovane e via dicendo. Grazie per l'attenzione. Luca, scusami, puoi dare per caso qualche dato sui numeri, sui ragazzi, sui quanti giovani avete coinvolto? Sì, c'era scritto, ma ve lo ricondivido, dottore, perché non l'ho letto. Sì, aspettate un attimo che vi ricondivido la scheda. Vi condivido il... Come qua, aspettate un attimo, ecco qua. Un po' di pazienza, sto aprendo, ecco qua. Vedete? Sì? Sì. Allora, abbiamo avuto il laboratorio Mentoring Giovani Idee, che era il laboratorio che si è tenuto presso la sede allestita proprio per il co-working, che riguardava in effetti la digitalizzazione. C'è un esperto a spiegare ai ragazzi l'utilizzo di social network, come creare delle pagine web con WordPress, come utilizzare per il marketing YouTube, Instagram, e due di questi ragazzi, 30 partecipanti, leggete, ci sono stati, due di questi oggi lavorano in due aziende della rete, che in effetti è stato un bel risultato, perché sono stati scoperti, insomma, questi due ragazzi che erano molto bravi e sono stati presi con un contratto di apprendistato. Poi abbiamo avuto Sinergie, laboratori di startup creative, sociale e culturale. Questo qua è stato tenuto in parte da Confcommercio Benevento, e ha riguardato in effetti l'avvio delle attività di impresa, le domande Resto al Sud per l'accompagnamento
ai contributi di Invitalia, abbiamo avuto altri 30 partecipanti. Quest'altro invece, Giovani in Agricoltura Sociale e Recupero Territorio, è stato tenuto sia da FAPI, che è il sindacato delle imprese agricole, sia dalla cooperativa sociale Benessere. Ha riguardato 20 partecipanti. In effetti qua sono stati fatti degli incontri sull'agricoltura sociale presso alcuni agriturismi e aziende agricole per far capire, nel senso, la valenza dei territori. Sotto forma di stage, difatti, i ragazzi hanno partecipato, poi hanno ricevuto l'attestato che era valido ai fini dei crediti per l'alternanza scuola-lavoro. Perché non vi ho detto un'altra cosa: oltre al partenariato in ATS, noi abbiamo avuto anche partner esterni come il Conservatorio di Benevento e alcuni istituti di ordine superiore della città di Benevento. Poi abbiamo avuto degli aperitivi creativi che si sono fatti tutti di presenza, tranne quelli là a distanza che hanno riguardato da marzo fino a ottobre, quando c'è stato l'ultimo evento. In particolare un evento importante è stato Linux Day, che è un evento che ogni anno organizza un'associazione che è nostra partner, la Lilis, sulla promozione dell'open source nell'ambito informatico. E quindi su Linux Day ci sono state circa 100 partecipanti. E poi abbiamo avuto i 21 tirocini, quindi in totale 10 partecipanti in laboratorio col maestro Ferrante. I percorsi del benessere, questo era un altro percorso che riguardava lo stage collegato con quell'altro della FAPI. Quindi diciamo che siamo su circa un centinaio di partecipanti attivi, tolti quelli dei webinar, dove là abbiamo fatto un webinar insieme alla Fondazione Ampio Raggio di Salerno nel periodo del lockdown. Però se conteggiamo quelli che erano presenti arriviamo a 200. Però i laboratori dove attivi i ragazzi hanno partecipato attivamente sono circa un centinaio di giovani. 21 hanno percepito un'indennità di 500 euro mensili per 3 mesi, e questo è. Grazie mille. Luca, ti ringrazio anche per appunto quest'ultimo elemento pure rilevante in questo contesto, cioè quello su cui andiamo ad intervenire, perché a fronte del fatto che uno degli elementi di criticità in realtà in generale delle progettualità territoriali, soprattutto in alcune aree, e la Campania ne ha diverse di aree interne, in realtà l'elemento più difficile è proprio riuscire a coinvolgere i giovani a partire da un dato di spopolamento, naturalmente. Quindi chiaramente in questi casi anche può essere un elemento di riflessione anche appunto un coinvolgimento evidentemente costante, perché i laboratori chiedono, diciamo, una frequenza, come dire, quindi chi è fuori per studio certamente non può partecipare ai laboratori. Quindi secondo me questo è un elemento che magari approfondiamo anche meglio, questo lo integro nella traccia di focus di oggi pomeriggio, per capire appunto la difficoltà o il cogliere l'opportunità da parte dei giovani del territorio e anche con una sorta in qualche modo di possibilità in termini di sostenibilità, cioè anche il contributo dato, mi pare di capire, al 25% sostanzialmente dei partecipanti, anche economico, da trascurare come fattore di riflessione sull'efficacia o meno dell'adesione da parte dei partecipanti, al di là di quello che può essere una banale lettura, hanno partecipato per una perché c'era, diciamo, la possibilità di copertura, ma no, per i giovani che sono in quella fase di formazione probabilmente si può approfondire meglio questa dimensione per capire come fare a coinvolgerli laddove praticamente anche una qualsiasi altra attività, che sia di volantinaggio, di prestazioni occasionali, in qualsiasi contesto, diciamo, non formativo, potrebbe invece essere in qualche modo diciamo deviata in senso positivo su percorsi che, se hanno un fine, diciamo, più durevole di prospettiva. Sì, io credo, sì, un elemento di riflessione. Poi l'altro elemento, do la parola al dottor Pagliarulo. No, scusami, ti dico, integro, nel senso che quando sono partiti questi progetti, alcuni partner erano, non so perché, erano convinti del fatto che tutti questi percorsi dovessero essere assolutamente a costo zero, nel senso
che i ragazzi non potessero prendere nessun tipo, diciamo, di gettone o di indennità, eccetera. Secondo me per una sbagliata interpretazione proprio sulla tipologia, no, del corso delle attività di benessere giovani. E infatti è capitato che alcuni partner siano partiti con la gratuità, dopodiché hai visto il dato qual è, cioè voi avete dato un dato in base al quale da 67 a circa 90 comuni evidenziano la criticità di trovare i destinatari. Alcuni partner, quando si sono rivolti a noi, ovviamente noi abbiamo spiegato che non era assolutamente un dato, un elemento, diciamo, negativo il fatto, anzi, di attrarre, di rendere attrattivo anche, diciamo, la partecipazione. E quindi qualcuno, diciamo, di loro ha, come dire, utilizzato una serie di variazioni del piano dei costi con l'economia e hanno previsto ovviamente dei gettoni o comunque delle borse formazione, no? Che a noi, per esempio, piacciono molto, perché la borsa formazione è proprio legata al merito, quindi al fatto che tu partecipi chiaramente a un laboratorio, fai anche un esame finale, per esempio, una prova, diciamo, finale, e poi prendi chiaramente una sorta di gettone, una tantum che è finale, diciamo, rispetto al percorso. E questo ovviamente ha fatto sì che poi nei bandi successivi ovviamente ci fosse una partecipazione superiore. Noi abbiamo avuto addirittura comuni che hanno fatto bandi che sono andati deserti per 2-3 tornate di seguito e quindi hanno dovuto chiaramente cambiare completamente, diciamo, la tipologia di percorso, prevedere, come ha fatto per esempio Luca nel caso del comune di Benevento, prevedere chiaramente indennità che poi possono essere di varia natura, e ovviamente tutto questo ha in qualche modo attratto maggiormente il ragazzo. Dottore Pagliarulo, se mi consente, dottore, scusa, no, noi come Benevento, in effetti già nella progettazione esecutiva presentata a voi come regione era prevista l'indennità, perché sembra ovvio che un progetto per le politiche giovanili non può essere fatto solo da noi, per noi partner, sarebbe egoistico, cioè non è proprio nella finalità, anche perché non è 1 milione di euro, erano 150.000 euro, il comune 30.000 se li ha tenuti per le dotazioni strutturali, 10 partner. Non è che 10.000 euro a partner di chissà cosa. Allora abbiamo destinato 45.000 euro per l'indennità. Però è pur vero, per non fare l'errore di avere, come dire, tirocini così, che si facessero senza una finalità duratura, noi abbiamo fatto scegliere alle aziende con l'impegno che scegliessero chi effettivamente era meritevole e chi lo voleva fare, perché fare un tirocinio per prendere 500 euro e non fare nulla poi non va bene. Allora, su questa cosa c'è stato ovviamente un buon controllo da parte nostra e da parte soprattutto del Comune, che non ha interferito come ente pubblico, ci mancherebbe, nel matching tra azienda e ragazzo. Questo ha consentito oggi che di quei 21 ragazzi, 7 lavorano in queste realtà che sono state inserite. Non è un grande dato sicuramente, però è un 30%, penso che è sempre meglio di nulla rispetto a tirocini che magari sarebbero finiti così nel vuoto. Io credo sia assolutamente interessante, ma ripeto, anche per ragionare al di là del caso specifico, cioè la questione, a mio avviso, e questo mi fa piacere questo confronto, che è un aspetto secondo me che può servire proprio nell'ottica di quella che è la valutazione per il learning, cioè il miglioramento. Infatti, qui abbiamo proprio una logica di trasformazione dell'impegno del giovane che sarebbe andato, diciamo, impegnato, il tempo che il ragazzo avrebbe impegnato nel lavoretto, chiamiamolo così, come si chiamava quando quelle attività, diciamo, nei lavoretti, può essere invece canalizzato in percorsi che hanno, in questo caso addirittura con la creazione di impresa, una, ovviamente, dove si gioca la partita? Nella capacità di proposta di questi percorsi, cioè che tipo di percorsi andiamo a proporre affinché non sia letta, diciamo, un occhio critico come un compenso dato all'allievo che quindi partecipa solo perché è compensato, va nella capacità di proposta. E la capacità di proposta, a mio avviso, per esempio, da quello che veniva fuori anche dall'intervento dal seminario della settimana scorsa, nella scelta innanzitutto dell'idea e poi ovviamente nella realizzazione. L'idea in termini di settore, ci dicevano dei colleghi dell'Università Orientale che lavorano su questo proprio, cioè sull'autoimpresa, sulla innovazione in campo, nel settore giovanile, la scelta di coniugare agricoltura, quindi in un'area interna, agricoltura e innovazione,
azione e ritorno dei giovani alla terra. Loro ci hanno presentato dei casi veramente interessanti di su questo tema, macro tema del ritorno alla terra, no? Che poi ci fanno capire appunto la capacità imprenditoriale giovanile in particolare di coniugare quelle che sono le rivalutazioni di una vocazione territoriale a quelle che sono le strumentazioni invece che la tecnologia, il digitale, la valorizzazione attraverso gli ambienti, il tema di oggi appunto di valorizzazione digitale, possono mettere in campo. Quindi credo che in questo sta poi la differenza, cioè nella capacità di proposta che va a partire dalla progettazione di un'idea che ha una sostenibilità, che ha una possibilità anche sul fronte dell'innovazione. Mi fermo perché non voglio togliere anche io tempo, però è un aspetto utile secondo me da approfondire anche in questo lavoro di monitoraggio e valutazione.